Si chiama località Paradiso, ma di paradisiaco è rimasto ben poco da quando, nel fondo, vocato alla cultura di ortaggi e agrumeti, hanno incominciato ad affluire gli scarichi fognari di circa 3.000 residenti del quartiere Sant'Antonio a Catanzaro. Oltre che una questione di vivibilità, è il proliferare di insetti e di ratti e quant'altro, attraversando in maniera indiscriminata il fondo, ha prodotto danni sia alla parte relativa destinata alla coltivazione degli ortaggi, sia alla parte destinata all'agrumeto. Un'espansione urbanistica a cui non ha fatto seguito un'altrettanto attenta politica di infrastrutturazione fognaria e che nei fatti ha creato una sorta di sistema di sversamento di liquami legalizzato su tutto il territorio comunale. Anche nel quartiere Sant'Antonio la rete per la raccolta delle acque reflue è assente, il comune autorizza lo scarico nei terreni del fondo. Ho scoperto che si trattava di uno scarico fognario a cielo aperto nel 2002. A seguito di questa scoperta mi sono premurato e attivato per avere la prova di questo e ho fatto l'istanza all'ASP per ottenere l'esame delle acque del fontanile aziendale che prende l'acqua da una sorgente di acqua e poi ho fatto fare l'esame delle acque defluenti nel torrente, dalle quali è emerso che l'acqua era non utilizzabile né per scopo irriguo né per scopo potabile. Lo scarico fognario ha così invaso i terreni, contaminando le acque di una sorgente da cui i residenti erano soliti approvvigionarsi. Perché attraversa orizzontalmente il fosso nel quale defluisce la fogna a cielo aperto. Luana Costa per la CNews 24.